classi terza A terza B della scuola Dante Alighieri. Noi abitiamo a Cavarzero, un paese della pianura padana attraversato dal fiume Adige. L'Adige è il fiume che attraversa Cavarzero, dividendo il nostro paese in due parti. È attraversato da tre ponti, due sono per le automobili e uno è il ponte della ferrovia su cui passa il treno che ci collega a Venezia. L'Adige è un fiume ricco di acqua e largo e la corrente è molto veloce. Nei periodi molto piovosi e quando si sciolgono le nevi in montagna, il livello dell'acqua si alza. A volte arriva quasi vicino alla strada che corre sull'argine del fiume. Nei periodi di siccità, invece, l'acqua si abbassa e si formano degli isolotti e lungo le rive si formano delle strisce di sabbia. Il fiume scorre fra due alti argini che nella parte rivolta verso il paese sono rinforzati da un muraglione di pietra, dove si possono ancora vedere i segni dei proiettili sparati durante l'ultima guerra mondiale. La parte dell'argine rivolta verso l'acqua scende dolcemente con grandi terrazzamenti di terra ricoperti di erba, fiori e alberi nati spontaneamente. Sugli argini erbosi spesso si vede un gregge pascolare. A primavera si vedono anche le rondini che volano sfiorando l'acqua e gli argini sono ricoperti di vari tipi di fiori. In particolare si nota il giallo dei ranuncoli che lì crescono numerosi. Sulle rive del fiume vivono aironi, anatre selvatiche e altre specie di uccelli acquatici. Inoltre vivono numerosi animaletti come bisce, rane, topolini che sono il nutrimento del gufo e della civetta, uccelli rapaci che nidificano sugli alberi circostanti. Ho scoperto molte cose, in particolare mi è piaciuto sapere che il barbo quando si procura il cibo sta in fila indiana in corrente, cioè uno dietro l'altro. Infatti la cattura è facilitata, perché se il pescatore trova la cosiddetta fila indiana, ne pesca uno dietro l'altro. Ho imparato che il fiume Adige è il secondo fiume più grande d'Italia e attraversa Cavarzero scorrendo pigro e lento. A me questo progetto è piaciuto molto perché abbiamo studiato il nostro ambiente, l'Adige, che è un ambiente d'acqua dove si trovano molti pesci ed uccelli di ogni tipo. Abbiamo studiato tutti gli animali del fiume Adige, abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo incollato i disegni degli animali e li abbiamo colorati e la maestra ci ha dettato come sono, cosa mangiano e come si riproducono. Il progetto sul fiume Adige è stato per me molto interessante, soprattutto perché ho conosciuto animali di cui non sapevo tante cose. Tra questi animali mi è piaciuto di più il gufo perché mi ha impressionato i suoi grandi occhi. È bello quando a scuola si studiano le cose dell'ambiente intorno a noi. Infatti quello che imparavo a scuola lo andavo ad osservare dal vero proprio passeggiando sull'argine dell'Adige e ho raccolto le canne, ho visto i salici e credo anche i germani reali che io chiamavo papere. È bello conoscere degli animali che spesso vediamo, che sono legati alle nostre tradizioni. Ma il fiume Adige ha sempre attraversato il nostro paese, Cavarzero? Andando indietro nel tempo, circa 50 milioni di anni fa, la nostra pianura padana non esisteva. Al suo posto c'era un grande mare che gli studiosi chiamano Tellide e delle lagune con pesci e vegetazione tropicali. Di questo ne abbiamo parlato a Bolca, al Museo dei Fossili, dove il paleontologo ci ha spiegato l'origine
delle vicine montagne, che un tempo erano un fondale marino. Ecco perché si sono trovati fossili di animali e piante marine. Dalle montagne scendevano fiumi come l'Adige che attraversavano territori paludosi. Con il passare del tempo nella nostra pianura si stabilirono delle popolazioni che vivevano in capanne o palafitte, praticavano l'agricoltura e l'allevamento, costruivano oggetti e utensili con materiali diversi come l'argilla e i metalli e tessevano il lino e la lana. Ma dalle montagne, le Alpi, arrivò un popolo, gli Unni, che voleva conquistare il nostro territorio. Il loro capo era Attila. Attila ordinò ai suoi soldati di distruggere tutto quello che incontravano. Infatti i villaggi furono incendiati e rasi al suolo. La popolazione e gli antichi venti, spaventati da tutta quella distruzione, scapparono dai villaggi per mettere in salvo le loro famiglie. Salirono il fiume Adige con delle imbarcazioni cercando un luogo più protetto e sicuro. Tra le acque del fiume incontrarono un isolotto dove si stabilirono e ricostruirono le loro case. Fu fondato così il paese di Caput Argeris o Cao d'Arzare, come veniva chiamato nel dialetto locale. In seguito il suo nome fu cambiato in Cao d'Arzare e divenne una fortificazione, un castello che proteggeva gli abitanti dai nemici. Di quel castello che oggi è rappresentato nello stemma del nostro comune sono state ritrovate le antiche rovine che si possono vedere nel centro storico di Cao d'Arzare. Ad osservare meglio il nostro ambiente abbiamo utilizzato diverse metodologie. Abbiamo lavorato per conoscere il nostro territorio, la storia del nostro paese e le caratteristiche dell'ambiente lungo il percorso dell'Adige. Abbiamo lavorato a classi aperte e in gruppi misti per organizzare in mappe ciò che avevamo imparato, ma anche per confrontarci, condividere, imparare e studiare insieme. Siamo andati nell'aula di informatica e ci siamo divertiti ad usare il computer, specialmente quando entravamo nella nostra aula virtuale per incontrare i nostri amici che
che ci hanno accompagnato nel conoscere il nostro territorio. Abbiamo invitato i nonni dell'IPAB che ci hanno raccontato quali pesci pescavano e con quali tecniche, come cucinavano le erbe che raccoglievano lungo l'argine dell'Adige. Con i nonni abbiamo anche colorato i pesci, il cavedano, la carpa, lo storione, l'anguilla, il pesce gatto. È stato bellissimo. Inoltre abbiamo realizzato alcuni laboratori per capire meglio come lavorano gli esperti della storia. In questo percorso la nostra esperta di archeologia Federica ci ha fatto diventare degli archeologi durante un'entusiasmante simulazione di scavo. Come gli antichi veneti abbiamo manipolato l'argilla per realizzare con la tecnica Colombino dei simpatici vasetti decorati. Sembrava facile lavorare l'argilla, ma che fatica! Molto più semplice è stato tessere fili di lana sui telai che avevamo costruito, anche se spesso si intrecciavano e si aggrovigliavano fili e dita. Che soddisfazione però essere vasai e tessitori, un'esperienza da ricordare e da raccontare. Yeah.